Il Movimento 5 Stelle Lombardia ha pensato un anno fa un percorso di lavoro insieme, di elaborazione del programma per le prossime elezioni regionali che si terranno qualche giorno, non sappiamo ancora, all'inizio del 2018. Quindi un anno fa noi abbiamo pensato come coinvolgere il più possibile la società della Lombardia, le competenze non solo all'interno del Movimento 5 Stelle, per portare delle proposte innovative per la Regione Lombardia, per quanto riguarda le competenze di Regione Lombardia. E abbiamo immaginato questo percorso lungo attraverso il territorio di Regione Lombardia e lo abbiamo strutturato in 4 tappe. Siamo partiti da Mantova, poi siamo andati a Bergamo, a Brescia e ci troviamo oggi a Milano per questa 4ª e ultima tappa appunto sul territorio per l'elaborazione del programma. Abbiamo parlato di tanti temi, tutti i principali temi, non potevamo proprio parlare di tutto in queste tappe, ma i temi più rilevanti per le competenze di Regione Lombardia. Sapete bene che la competenza principale di ogni regione, quindi anche in Regione Lombardia, è la sanità. Ne abbiamo parlato in maniera direi approfondita a Bergamo lo scorso 6 maggio e oggi parliamo di temi comunque molto rilevanti sicuramente per il tessuto economico e sociale della Lombardia, e cioè di lavoro, di occupazione, di imprese, di sviluppo sostenibile, ovviamente essendo noi Movimento 5 Stelle Lombardia, ma coniugato soprattutto con istruzione, cultura e formazione professionale. Questo è il senso di questa giornata. All'interno di questo programma parleremo anche di crescita e trasformazione digitale, sono 2 termini che sono molto utilizzati negli ultimi anni all'interno di tutto un discorso di sviluppo sostenibile. Noi abbiamo pensato queste giornate non come un convegno di esperti, ma visto che ci teniamo alla partecipazione di cittadini ed esperti al nostro lavoro, abbiamo sempre fatto in questi 4 anni e mezzo, abbiamo pensato di mettere insieme le competenze nostre, quelle che abbiamo sviluppato sui temi di Regione Lombardia in questi 4 anni e mezzo di lavoro nel Consiglio regionale, assieme ad esperti, non necessariamente del Movimento 5 Stelle, ma chi appunto fosse interessato a collaborare, a lavorare con noi in queste giornate o appunto in altri momenti per elaborare il programma per le elezioni regionali, e soprattutto con cittadini, attivisti, chiunque volesse appunto contribuire. Quindi queste giornate, anche quella di oggi, sono strutturate in 2 parti. La mattinata, dove chi è stato i portavoce, noi insomma consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, a seconda dei temi, parliamo brevemente di quella che è stata la nostra esperienza all'interno del Consiglio regionale Lombardia, cosa abbiamo visto, di cosa ci siamo occupati e quindi quelle che sono le nostre proposte distintive, ovviamente per migliorare la situazione, per rendere ancora più competitiva e innovativa Regione Lombardia, in particolare l'ente Regione Lombardia. Poi appunto ci sono degli esperti che anche oggi parleranno sui temi della giornata e ci esperanno la loro visione, il loro punto di vista sulla situazione, su quello che si dovrebbe fare per il programma delle elezioni regionali nel 2018. Dopodiché nel pomeriggio avremo delle sessioni parallele di lavoro, cioè ci divideremo in gruppi che verranno annunciati alla fine della mattinata, dei gruppi di lavoro con un responsabile, un coordinatore, e tutti insieme insomma cercheremo di lavorare in un paio d'ore sui temi della giornata. Noi siamo organizzati così, come vedete c'è questo tavolo, ogni relatore salirà e annuncerà poi il successivo, salirà appunto a parlare dei suoi temi secondo il programma che avete già letto. E insomma si gestirà le slides, se ci sono, la presentazione su quel portatile. Io sarò poi tra l'altro tra i relatori della mattinata un po' più avanti. Bene, io visto che siamo già un po' avanti coi tempi, prima di passare la parola al primo relatore, quindi il primo blocco diciamo della mattinata è cultura e istruzione, poi abbiamo commercio, sviluppo sostenibile, imprese e crescita digitale. Prima di passare la parola ad Andrea Fiasconaro, dicevo, volevo rivolgere
un pensiero appunto a Iolanda Nanni, la nostra collega che, come sapete, oggi non ha potuto partecipare. Lei ha partecipato con noi a tutte le tre tappe precedenti, oggi sicuramente sarebbe stata presente, ma insomma, come avete saputo, versa insomma in una situazione un po' critica dal punto di vista della salute. Va bene, io quindi adesso passo la parola ad Andrea Fiasconaro. Non lo vedo? Dov'è? Eccolo qua.